Eccessiva peluria sul viso, cause e consigli. La peluria sul viso è naturale, ma in generale le donne la considerano un estetismo fastidioso. Secondo uno studio condotto da Bay, solo durante l'estate, l'80% delle donne ricorre a qualsiasi metodo di depilazione in casa. Quando, però, la peluria è eccessiva, la situazione è difficile da gestire. Questo perché sono peli simili a quelli maschili e, ovviamente, le donne si sentono a disagio. Non è solo un fattore estetico, un eccesso di peluria sul viso, infatti, potrebbe essere sintomo di un problema di salute. Continuate a leggere per scoprire le cause di questa condizione per risolverla prima che peggiori. Eccessiva peluria sul viso. Irsutismo è il termine medico per indicare l'eccesso di peli superflui nelle donne. I peli possono crescere in diverse zone: viso, gambe, petto, schiena, ventre. Questa condizione dipende da uno squilibrio di certi ormoni maschili. Le donne producono normalmente un certo livello di ormoni maschili per mantenere stabile l'equilibrio ormonale. Genetica o fattore razziale come causa principale. Le donne indiane e dei paesi mediterranei sono più propense ad avere più peli sul viso rispetto alle donne europee, orientali e americane. Se in famiglia ci sono precedenti di irsutismo, le probabilità di presentare lo stesso problema aumentano. Chiedete alle donne della vostra famiglia, soprattutto quelle che hanno eccessiva peluria sul viso. È il modo migliore per scoprire se il vostro problema è genetico o se dipende da un disturbo di natura medica. Nel secondo caso, cercate di capire di cosa si tratta. L'ovaio policistico è una delle malattie più comuni tra le donne. In alcuni casi, questa sindrome rimane latente per anni senza causare problemi né manifestarsi. Altre donne, invece, presentano sintomi piuttosto evidenti, come eccessiva peluria sul viso, in particolare sul mento. Se sapete di avere la sindrome dell'ovaio policistico, ma finora non avete avuto problemi di irsutismo, consultate il vostro medico per escludere l'ipotesi di un peggioramento della vostra condizione. Il modo migliore per tenere a freno la crescita eccessiva di peli è controllare lo stato della sindrome. Rivolgersi al medico perché valuti la situazione. Seguire tutte le indicazioni del medico. La sindrome di Cushing è un disturbo ormonale che dipende dall'esposizione a elevati livelli di cortisolo. È una condizione comune nelle donne che assumono farmaci per trattare l'artrite e l'asma. Questa sindrome può provocare eccessiva peluria sul viso. Anche se si può ricorrere alla depilazione, l'ideale è regolare l'assunzione dei farmaci. Il problema è che l'asma e l'artrite richiedono un trattamento costante, quindi cambiare terapia o interromperla non è una buona idea. Se avete problemi di irsutismo, consultate il vostro medico perché modifichi la dose dei farmaci che assumete o vi proponga un'alternativa. Come evitare che il problema peggiori? Di solito alla vista di troppi peli sul viso, cerchiamo qualsiasi alternativa per mettere fine a questo problema. Tuttavia, bisogna evitare alcune soluzioni per non peggiorare la situazione. Assumere o interrompere l'assunzione di farmaci senza consultare il medico. Dato che l'eccesso di peluria è legato agli ormoni, molte donne scelgono di abbandonare i farmaci che associano a questo problema. In particolare, i farmaci anticoncezionali. Il medico, però, prescrive questi farmaci a seconda di una valutazione e di esami precisi. Per evitare complicazioni o altri fastidi, parlatene prima con il medico. Sarà lui a dirvi cosa è meglio fare. Evitare metodi di depilazione che possono peggiorare il problema. Una eccessiva peluria sul viso fa sentire le donne insicure e meno belle. Per questo, pensano di ricorrere a qualsiasi opzione per eliminarla mentre il trattamento medico fa effetto. In questo caso, vi consigliamo di scegliere metodi di depilazione che non peggiorino la situazione, facendo crescere peli incarniti o rinforzandoli.
escludete l'opzione del rasoio. Optate piuttosto alla depilazione con la cera o con la crema. Decolorazione dei peli superflui. Anche se la depilazione è una buona soluzione, non tutte le donne amano usare la crema o la cera per eliminare i peli in eccesso. Se siete tra queste, provate la decolorazione. È un metodo che potete realizzare a casa e che non richiede più di un'ora di tempo. La preparazione è molto semplice, in commercio si trovano kit già pronti, dunque basta mescolare le creme e applicarle sulla zona in questione. Per un buon risultato e senza effetti collaterali, evitate di esporvi al sole senza protezione solare dopo la decolorazione.